Mister Papini, le chiedo che idea si è fatta del campionato di promozione marchigiana e come nasce il contatto con la società Gabice Gradara Calcio. So che è un campionato difficilissimo, ci sono squadre blasonate e devo ringraziare la società perché in 15 giorni, dopo il nostro incontro, la scelta della società nella mia persona, in 15 giorni hanno fatto la squadra. Devo ringraziare la società e il direttore sportivo perché giorno e notte ci siamo sentiti e la scelta è stata fatta da giocatori importanti, perché sono tutti giocatori molto bravi e alcuni li conoscevo. E dietro il giocatore c'è l'uomo. Mi sembra di aver capito che è stata fatta una scelta mirata anche nella persona. Che calcio intendi proporre? Si parla molto di modulo, so che hai chiesto dei giocatori per un 4-3-3, ecco, a grandi linee che intenzioni hai? Anni fa giocavo il 4-4-2, poi mi sono specializzato sul 4-3-3 perché il 4-3-3 avvicina comunque alla capacità di evoluzione dal 4-3 a cambiare facilmente comunque modulo in campo, quindi non dico che è facile da fare perché comunque se lo vuoi far bene comunque ci vuole attenzione, concentrazione e tutto, comunque si parte da un 4-3-3 e poi lo sviluppo lo si vedrà. Gabice Gradara Calcio può contare sul dodicesimo uomo, il pubblico, un pubblico molto caldo, molto caloroso, che può davvero dare quella marcia in più e quella mano in più in situazioni più drastiche. Un passato anch'io di, non dico di giocatore, ma di allenatore molto caldo, perché quando allenavo il Sant'Arcangelo credo di essere stato l'allenatore più espulso d'Italia, quindi anch'io sono molto caldo, cercherò di trattenermi anch'io, quindi farò di tutto per sostenere e dare una spinta in più ai miei ragazzi. Quello che posso garantire è che lavorerò sicuramente sodo, perché lavorare dove ho lavorato prima e lavorare a Gabice credo che sia la stessa cosa, c'è la stessa volontà e lo stesso entusiasmo. Esperienza ti porti dietro di questi anni, che cosa ti hanno insegnato per sfruttare in un campionato diverso da quello a cui eri abituato con le nazionali, insomma? C'è la fase attiva e la fase negativa. La fase attiva è la fase di possesso palla, quindi quella che tu hai la palla e devi comunque fare la partita e gestire. Nelle nazionali parli solo di fase negativa, praticamente di contenimento, dove tu devi essere bravo a non far entrare né a destra né a sinistra, né alzare la palla, né sporcargli le giocate. Quindi sono queste le differenze. Tu quest'anno devi lavorare sia per la fase negativa che la fase positiva, quindi sia sul possesso e non possesso. E questo sicuramente ti dà voglia perché lavorare sempre per non prendere gol, sicuramente quando prendi solo 2 gol con la Svezia è come aver vinto, o 3 gol con la Spagna. Però per un allenatore è anche bello creare situazioni dove tu puoi comunque creare una stagione da gol, far gol, creare dei 2 contro 1, andare in superiorità numerica, veli, tagli, quindi dare la possibilità ai tuoi giocatori comunque di andare a fare anche gol. Per quanto riguarda il rapporto nazionale e campionato quest'anno, insomma, la differenza è questa, che oggi alleni una squadra dove puoi lavorare su tutti e 2 i fronti.